Ascoltateci, una alternativa esiste. Una scritta eloquente, quella su uno striscione affisso qui al Liceo Scientifico Marconi, dagli studenti delle quinte del liceo che sono schierati qui alle mie spalle, seduti nel parcheggio, per chiedere una cosa, per chiedere di ripristinare la didattica tradizionale, almeno per quel che riguarda il quinto anno delle superiori, un quinto anno ritenuto talmente strategico da non potersi permettere l'attuale sistema didattico in tempo di Covid, ovvero quello con metà alunni in presenza e metà alunni a distanza. Dunque si chiede la didattica tradizionale, la si chiede attraverso questa manifestazione che vuole dimostrare anche come sia possibile essere una classe, ma farlo nella maniera più corretta in tempo di Covid, ovvero distanziati e tutti con la mascherina. È comprensibile la loro protesta e in parte sono con loro. L'esigenza di fare scuola in presenza è anche la mia esigenza, però il problema è sotto gli occhi di tutti. C'è un aumento del contagio, non mi sembra che sia opportuno in questo momento abbassare la guardia. Si è arrivati a questa giornata con che tipo di confronto tra dirigenza scolastica e studenti? Quello semplice, i ragazzi mi avevano manifestato la loro opinione, le loro difficoltà attraverso i rappresentanti d'istituto, io ho risposto loro e loro giustamente hanno pensato di fare questa assemblea per informare anche il resto delle quinte, il resto dei ragazzi delle quinte. Quindi ad oggi le speranze di questo ripristino della didattica tradizionale sono poche? Secondo me sono poche purtroppo, quello che i dati che ci stanno arrivando non sono confortanti. Noi abbiamo sperimentato che questo distanziamento sociale, che va oltre a quello che è stato, che sono i limiti dettati dai decreti ministeriali di un metro, e noi abbiamo dentro le nostre classi una distanza sociale di oltre 2 metri, ci hanno consentito ad esempio di non propagare il caso di Covid che abbiamo avuto, nel senso noi abbiamo avuto un ragazzo di prima positivo che è stato 3 giorni in classe con un gruppo ristretto e non ha contagiato tutti gli altri, perché tutti gli altri al tampone sono risultati negativi. Questo ci dimostra che le nostre precauzioni, il nostro distanziamento sociale è efficace. Io credo che in una scuola come questa, anziché avere 1000 studenti, averne 500, lo capiscono tutti che il rischio si abbatte di gran lunga. Noi stiamo chiedendo di, con i dovuti adattamenti, con le dovute modifiche delle classi, essenzialmente di permettere a tutti gli studenti delle quinte di avere una totale esperienza didattica in presenza, per appunto far fronte a quello che è l'esame di maturità, che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, per esempio comporterà anche le prove scritte, non sarà una forma, diciamo, di mezzata, sarà un esame di maturità completo e quindi a nostro avviso la preparazione deve essere completa per gli studenti. E quindi abbiamo ideato un piano con 15 classi, chiamiamole speciali, particolari, più grandi, che possono accogliere più studenti che sono presenti nella scuola, e chiediamo essenzialmente al preside di andarle a modificare per appunto poter ospitare tutti gli studenti, comunque mantenendo le norme anti-Covid, come abbiamo fatto nella manifestazione di oggi. Sono state rispettate le distanze, tutti gli studenti hanno portato le mascherine. E quindi già a nostro avviso questa è una grande dimostrazione che da parte nostra c'è l'impegno, da parte nostra c'è una proposta, proposta che non c'è da parte della dirigenza, dell'istituzione, che essenzialmente ci ha ignorato, cioè quella che ha dato il preside oggi è stata la prima vera risposta a tutti gli studenti. Quello che è stato fatto da parte sua è parlare in privato soltanto con alcuni studenti, cosa che a mio avviso non è giusta, e c'è stata la mancanza di un vero e proprio dialogo con tutte le quinte, con tutti gli studenti. Quindi c'è proprio di nuovo la dimostrazione che l'istituzione scolastica è molto lontana dagli studenti, sfortunatamente, in quest'ultimo periodo.